società Arsenal Trevisacce, società a cui va un particolare riconoscimento, prego Stacchetto, per aver raggiunto Bovalino da così tale distanza. L'Arsenal Trevisacce, disponibilità nei collegamenti durante tutto l'anno, poi una grande stagione sul campo e la possibilità naturalmente di conoscere attraverso le trasmissioni di Stadio Radio questa nuova realtà del campionato di promozione Girone A. Antonio Blefari, prego. Complimenti, complimenti, complimenti. Antonio Blefari, Stadio Radio. È la terza volta che ti do la mano stasera, però è giusto farlo davanti alle telecamere. E da quando ero in prima categoria c'è stato sempre un feeling particolare con l'Arsenal Trevisacce. Sono contento di aver raccontato anche le gesta attraverso la voce di Gian Pasquale, che è sempre disponibile in qualsiasi angolo della Calabria si sposti il Trevisacce. Una società giovane che ha una storia importante alle spalle e che cerca ora in questo frangente di riportarsi alla ribalta. Già questa stagione penso sia stata importante. Questo invece è un omaggio da parte nostra, il gagliardetto. Grazie. Dell'Arsenal Trevisacce. Omaggiamo Stadio Radio per il contributo che ci dà ogni domenica. Parliamo di questo futuro. Futuro, vediamo, stiamo lavorando, una società, stiamo rifacendo da capo il Trevisacce, non si chiamerà più Arsenal, si chiamerà finalmente Trevisacce. Avremo una società under 35, il presidente cambierà, sarà un giovane di 35 anni, e sarà uno staff giovane. Sarà il nome del presidente. Ripoli, Francesco Ripoli, porto i suoi saluti. Voce anche ai colleghi, no? Lui è Mario Cella. Piacere, buonasera, sono Mario Cella. No, io sono contentissimo davvero perché, come tanta gente anche è venuta dalla Sicilia, come Giuseppe Oliva o Olivio Di Finizio, che dalla Campania è stato presente quest'oggi, voi avete fatto un bel tragitto dall'altro capo della Calabria per arrivare qui a Bovalino, quindi è giusto che insomma abbiate il giusto spazio. Grazie. All'interno. Ringraziamo tutti quanti per questo premio. Buonasera Francesco Genise, ringraziamo tutti i trevisaccesi, la società, i giocatori per l'invito che ci avete fatto, la città di Bovalino, per noi è un orgoglio essere qui, quindi grazie di nuovo a tutti quanti. Grazie a voi. Grazie e complimenti all'Arsenal Trevisacce.